Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il magazine di Telecosta Smeralda. È stata un'estate da record soprattutto nel nord Sardegna, 5 milioni di arrivi tra porto e aeroporto. Numeri così alti non si vedevano dal 2019, anno di riferimento per il turismo prima dello tsunami Covid che in appena 2 anni di emergenza sanitaria ha azzerato cifre e statistiche. Ma da quest'estate i dati dei passeggeri hanno ripreso a salire e sono cresciuti in particolare ad Olbia, dove sia porto che aeroporto hanno registrato arrivi record da maggio a settembre. In totale 5.419.053 passeggeri. La stagione estiva si è dunque chiusa con un bilancio più che positivo per entrambi gli scali. Nell'aeroporto Costa Smeralda il boom si è avuto nei mesi più caldi dell'anno, con un totale di 2.709.000 passeggeri, di cui poco meno di 950.000 provenienti dall'area Schengen. I collegamenti nazionali hanno invece trasportato 1.655.000 circa vacanzieri provenienti dalla penisola, mentre gli extracomunitari si sono avvicinati a quota 200.000. Nel porto Isola Bianca invece sono transitati 2.710.000 passeggeri, equamente divisi tra arrivi e partenze, e adesso si aspetta il nuovo bando della continuità territoriale aerea per capire l'andamento dei mesi di spalla, ma le previsioni sembrano buone, soprattutto nel capoluogo gallurese, dove già da questo fine settimana le strutture ricettive sono sold out per il gran ritorno in città dopo 18 anni della tappa di motonautica, il più prestigioso campionato mondiale di motoscafi in Shore. L'origine di tanto successo è sicuramente quella del connubio tra sport e turismo, soprattutto a Olbia, ma in generale in tutta la Sardegna gli eventi sportivi hanno attratto numerosi turisti. L'occasione è la presentazione degli europei di scherma a Cagliari, una Champions League di categoria. Già l'occasione e il bilancio, perché in questa stagione 2022, condita e scandita dai numeri eccezionali, meglio dalle presenze mirabolanti alla voce turismo, c'è da inserire di diritto il capitolo sport e turismo, o viceversa. Perché la scherma è l'europeo scandito, è solo una delle innumerevoli ciliegine che hanno caratterizzato questo anno. Mondiali, beach soccer, triathlon, scacchi, bike, Formula 1 del mare, tennis, spade e tanto altro ancora, inteso come aggettivo da appiccicare di diritto alla Sardegna tutta. Sport, eventi, catalizzatori di flussi turistici. Cagliari, l'isola, sempre più protagonista e centrale nella scelta di questo segmento nuovo, che piace ai turisti, ai ristoratori, alle strutture ricettive. Sfida vinta, dunque, quella di scommettere su evento sportivo legato al turismo. Come mai Cagliari, dal tuo punto di vista, è così attrattiva per i grandi eventi sportivi? Perché ha probabilmente a livello di istituzioni capito il significato, l'importanza che la voce turismo sportivo può avere anche su una terra votata al turismo come la Sardegna, che certo non ha problema di flussi, di numeri, però l'annata è lunga, ci sono anche momenti più tranquilli, e lo sport lo sta dimostrando, è in grado di creare flussi, movimento di attrarre presenze anche in questi momenti. D'altra parte credo che, e l'ho riscontrato, la pandemia ci ha dato una lezione sull'importanza di questa voce del turismo, perché il turismo sportivo è stato uno dei primi a ripartire, perché quando ancora magari le famiglie, le persone erano restie a muoversi per diporto, già però erano pronte a muoversi per portare un figlio o una figlia a gareggiare, a fare sport, e questo sicuramente ci ha aiutato e ha risvegliato la sensibilità di tante amministrazioni. Quando poi un'amministrazione, una città, un territorio si mettono in qualche modo a disposizione, danno questa disponibilità, poi la risposta arriva, cioè si conferma quello che noi andiamo dicendo, e quindi poi da una manifestazione ne arriva un'altra, si mette in moto un circolo virtuoso, e a noi fa piacere di essere un pezzetto di questo circolo. Insomma, l'agenda dello sport funziona, e come?
strettamente legato al turismo è la regolamentazione dei campeggi, della vita nei campeggi, grazie a due nuove norme arrivate in Consiglio regionale. Ora potranno restare aperti più a lungo e con strutture più stabili. I camping potranno diventare, se lo vorranno, veri e propri villaggi turistici grazie ad un insieme di articoli approvati in Consiglio regionale nell'ultima seduta. Si tratta di una modifica di una legge regionale, la numero 16 del 2017, che disciplina il settore turistico, ma che, non essendo chiara sul punto legato al turismo all'aria aperta, lasciava molta incertezza tra gli imprenditori coinvolti, che ne chiedevano da tempo una revisione. Principali interessati, i campeggi, che sulla spinta della grande richiesta di mercato vorrebbero poter ampliare la gamma di servizi offerti. Non solo una piazzuola, quella tenda e i principali servizi igienici e di lavanderia, ma anche piccole case removibili, centri di aggregazione e socializzazione con ristorazione e altri servizi benché removibili, ma che possano essere stabili e rimanere posizionati per gran parte dell'anno, così da permettere un'offerta prolungata anche in bassa stagione. I punti considerati ambigui, infatti, riguardavano proprio le strutture considerate mobili, che dovevano essere smontate per l'inverno. Le nuove norme ora, per quanto mantengano ferreo il divieto di nuove costruzioni, permettono di considerare mobili anche strutture semipermanenti. Altro nodo superato con questa nuova disciplina è quello dello spazio occupabile con strutture di proprietà del gestore del camping, che potranno superare il 25% dello spazio a disposizione. Infine anche i camping potranno fregiarsi della definizione di villaggio turistico e avere le 5 stelle, che consentiranno ai fruitori di avere indicazioni certe sulla qualità dei servizi offerti. A ideare le nuove regole, Salvatore Currias, consigliere regionale, ma soprattutto ex sindaco di uno dei comuni più turistici della costa est della Sardegna, Baunei. È un intervento atteso da tanti anni e che di fatto si adegua a un dettato nazionale, non ultimo una sentenza della Corte Costituzionale che lo conforta e del quale la Sardegna non era ancora dotata. Non si incide sul versante edilizio urbanistico, che è un tema in Sardegna, si sa, è tanto delicato da essere controverso. Si chiarisce appunto un dettato normativo nazionale attagliandola alla Sardegna e dando ai gestori di queste strutture la libertà di farlo dentro quel dettato normativo. Potranno appunto diventare villaggi turistici, diventare 5 stelle non più solo 4, quindi promuoversi in un modo diverso, potranno destinare più del 25%, cosa che la legge prima prevedeva in termini diversi, a strutture proprie dei gestori dentro i villaggi turistici che tali con questa proposta di legge diventeranno, e poi si adegueranno sulla gestione delle strutture e i complementi mobili esistenti in base appunto alla legge nazionale, che consente la via continuativa senza avere effetti chiaramente sul versante edilizio urbanistico, come dicevo poc'anzi, in quanto si tratta sempre e comunque di strutture temporanee. Tra i motivi di interesse per poter stare a Cagliari in questi giorni c'è quello del racconto della ex manifattura a tabacchi, che è diventato invece una sorta di palcoscenico per un film proprio sulla storia della manifattura. Teatro e ricerca insieme, a supporto di un progetto dedicato alle storie che hanno preso forma all'interno dell'ex manifattura Tabacchi di Cagliari, la più grande azienda dell'isola che ha dato linfa nei suoni migliori a 800 operai e operaie. Storie di Manifattura 2022, progetto arrivato alla sua terza edizione, è una residenza artistica internazionale. Tra laboratori di danza e teatro, una finestra spalancata su uno dei siti più rappresentativi della storia recente del capoluogo sardo. La Manifattura Tabacchi è un luogo identitario della città di Cagliari, per questo fortemente importante per la storia della nostra città. L'intuizione culturale nella sua nuova veste si arricchisce di contenuti multimediali nati dalla collaborazione tra Impatto Sardegna e Sardegna Ricerche. L'arte che racconta il vissuto dei suoi attori principali e la scienza che aiuta la conoscenza del sito per una sua più facile e generale fruizione. Nasce così dal confronto tra arte e nuove tecnologie un'applicazione per smartphone e tablet.
Sardegna Ricerche dal 2016 ha avuto in gestione da parte della Regione Autonoma della Sardegna l'ex manifattura tabacchi, con un compito ben preciso: creare la fabbrica della creatività. Ma Sardegna Ricerche non perde quello che è stato il passato della manifattura tabacchi. Quindi insieme al regista Karim Galici abbiamo collaborato a questo suo progetto innovativo che racconta la storia della manifattura, sentendo anche chi ha lavorato nel tempo in questa bellissima fabbrica, che era la più grande, diciamo, in Sardegna nell'Ottocento. E raccontiamo con la realtà aumentata, attraverso un'app, quello che è stata tutta la storia della manifattura e facciamo vedere, anche raccontare, che cosa si faceva nei diversi locali della manifattura tabacchi, che oggi sono stati ristrutturati, hanno un'altra storia, hanno un'altra anima, ma non perdono le tracce del loro passato. Ricco il programma artistico della compagnia Impatto Teatro, elaborato da Karim Galici, direttore artistico, che culminerà in un percorso immersivo da vivere stabilmente attraverso la realtà aumentata. Dal 14 al 18 si terrà la residenza creativa internazionale Art in Progress, con 9 artisti provenienti da 6 nazioni europee. Dal 18 al 23 ottobre 2 laboratori, uno di teatro sensoriale e l'altro di danza. Tantissime storie infinite, sono 3 anni che ci lavoriamo e ogni volta ne scopriamo qualcuna di nuova, e allora siamo qua proprio per continuare questo lavoro e farle scoprire soprattutto alla città. Potranno vedere e ascoltare le storie dei personaggi che hanno vissuto qua dentro. Alcune storie sono totalmente reali, in altri casi invece abbiamo lavorato in maniera più poetica, ma comunque la base è sempre quella storica, e quindi entrando qua in manifattura, quando l'app sarà disponibile, potranno attraverso la realtà aumentata conoscere la storia di questo luogo. Tutto quello che verrà prodotto nella manifestazione servirà per implementare il documentario diretto da Marco Spanu, che sarà presentato a fine anno. Continuiamo a parlare di arte e di danza. A Sassari ritorna una grande ballerina nativa della nostra isola, Maria Cossu. I figli di Sardegna partono, ma poi, quando possono, ritornano con il loro bagaglio di esperienza, di professionalità. Una di queste figlie di Sardegna è Maria Cossu, danzatrice di grande talento, che si è esibita di recente a Sassari, al Teatro Verdi, all'interno del festival Corpi in Movimento. Maria Cossu, di origini sarde, è diventata il cuore storico della compagnia romana Spellbound Contemporary Ballet, che a lei ha dedicato un intero assolo diretto dal coreografo Mauro Astolfi. Sul palcoscenico con la Cossu anche Giuliana Mele, Unknown Woman, questo è il titolo della performance delle due artiste, i cui corpi si sono fusi nella penombra tra abbracci e separazioni in un gioco di intrecci tra caratteri diversi. Siamo davvero felici di tornare in questo festival che ha un calendario molto ricco e che affonda le sue radici in diversi territori della Sardegna, ha affermato alla fine della serata Valentina Marini, direttrice del Spellbound, un festival che offre al pubblico diverse sfaccettature della danza d'autore. E in questa edizione siamo particolarmente onorati di aver presentato 2 opere e 2 figure femminili importanti per la nostra storia. L'ultimo appuntamento con il festival si terrà sabato 15 ottobre alle 20:30 al Verdi di Sassari, con lo spettacolo Il Mutaforme The Game della compagnia sassarese Danza Estemporada Corpi in Movimento, organizzato dall'Associazione Danze Eventi di Sassari, con il patrocinio e il sostegno del MIC, della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, del Comune di Sennori e del Baretto di Portoferro, con la collaborazione del Teatro Verdi, del Rotary Club Sassari Nord e del Comes. Ed è davvero tutto per il momento, io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento come sempre alle prossime edizioni.